piovendo, c'è vento e io devo andare nel camper a pulire almeno l'interno. Avrei voluto pulirlo anche esternamente, ma non è stato possibile poiché è da martedì che piove. E niente, partiamo con il camper, un po' sporchino, ma almeno si parte. Ciao raga, allora partire con questo tempaccio è un'impresa perché c'è da preparare il camper e purtroppo piovendo devi portarti giù le cose, sei sotto l'acqua, infatti ho una testa che è pietosa perché mi sono già bagnata 2 o 3 volte, però abbiate pazienza, è così. Speriamo che il tempo si sistemi un po', almeno da fare qualche giorno con un po' di sole. Vi faccio vedere che praticamente mi mancavano ancora delle cosine e stamattina sono passata al Penny per poterle prendere e quindi vi faccio vedere, ho anche il raffreddore, mi è venuto anche il raffreddore, vedete, una cosa allucinante. Quindi sono passata perché nell'altro svuota la spesa vi avevo detto che avevo dimenticato grissini, cracker, un po' di cosine. E quindi sono andata a prendere ancora dell'insalata perché ho preso la carne ma non avevo niente di contorno, quindi ho preso l'insalatina. Ho preso delle piadine che non si sa mai, magari ci capita che non abbiamo voglia di cucinare, almeno ho delle piadine dietro. Ho preso dei grissini, ne ho presi 2 pacchetti. Queste sono proprio le cosine dell'ultimo secondo, e i cracker che appunto me li ero scordati. Poi ho preso dell'acqua naturale, due finocchi, capitasse anche una sera di fare un'insalatina, comunque le cose che si avanzeranno non andranno male perché poi me le porto a casa. E ho preso ancora i salatini per mio marito perché li aveva finiti e magari lui non mangia le patatine, che ha i suoi salatini. Poi ho preso il caffè da fare con la moca, il deodorante Enfasil, quello per le ascelle. Sinceramente non l'ho mai provato, è la prima volta. Dovevo andare al Bennett ma non ce la facevo anche passare lì oggi. Ho trovato l'Enfasil al Penny Market, spero sia buono, se qualcuno l'ha già provato ditemi se è buono o no. E poi ho preso delle caramelline alla menta, l'alito fresco, e le salviettine deumidificate. Queste nel camper servono sempre, ma le ho prese anche per Yuki, che a volte capita di averne bisogno, a parte che io già tutte le mattine gliele passo, quindi servono sicuramente. E queste sono le ultime cose del momento che ho preso per il camper. Adesso andrò a dargli una bella pulitina. Sì, arrivo! Scusate un attimo. Quindi, come vi dicevo, adesso andrò a dare una bella rinfrescata un po' a tutto il camper, pavimento compreso. E poi andremo a vedere cosa mi porterò dietro. E penso che il letto lo farò direttamente la domani, mi prenderò solo dietro le lenzuola perché adesso sinceramente non ne voglio. Intanto domani sicuramente là pioverà, anche là avrò tutto il tempo per sistemare il letto, almeno ho qualcosa da fare. E niente, vado a sistemare le cosine della spesa e poi ci mettiamo al lavoro. Dopo vi farò vedere bene tutto il camper com'è, eh?
sistemo queste cosine. Dopo devo andare a prendere l'altra spesa che ho fatto l'altro ieri e sistemarla. Vado a prendere l'altra spesa. Eccoci, raga. Allora, vi faccio vedere un po' come è fatto questo camper. È un camper da 6 posti. Il tipo di camper è il catamarano 1. E chi è camperista, chi si intende di camper, lo conoscerà sicuramente. Questa è la parte della guida, e qui scusate, ho le borse che oggi ho portato già giù delle cosine. Queste che vedete qui non è nient'altro che la moquette del pavimento del camper che io avevo fatto fare, l'avevamo poi fatto su misura, rifilato su misura, e stava molto bene, soltanto che ho dovuto toglierla per via di Yuki. Perché con il pelo, sapete com'è, con il cane era un po' un problema, anche se usavamo l'aspirapolvere. Ho preferito toglierla perché mi rimane più pratico il pavimento. Scusate, anche la bacinellina perché ho appena lavato il pavimento. È più pratico a pulire, a scopar via il pelo, queste cose qui. Perché purtroppo con il cane, con il pelo che ha Yuki, si fa e sono sempre lì dietro a pulire. Comunque, allora, questa è la scaletta che porta alla parte sopra della mansarda del camper. Questo qui è il letto matrimoniale, vedete? Questa qui è la elasticina per tirare poi le tende della veranda all'esterno. E quindi questo è il nostro lettuccio matrimoniale. Avevo qui il volantino del Penny che domani sicuramente vi farò un volantinaggio sul camper. Ecco, lo lasciamo qua per domani. Quindi poi qua c'è la dinette perché ci sono quattro posti a sedere, due di qua, due di là. È molto comodo perché sotto, vedete, c'è il gabone dove io metto via un sacco di cose, coperte, asciugamani, teli, tutte le cosine vanno nel gabone. Se ci sono accappatoi, è tutto una base molto molto comoda da riporre tantissime cose. Invece dall'altra parte, sotto c'è la cosina dell'acqua. Vedete, qua c'è, praticamente ci stanno, mi sembra, all'incirca 100 litri di acqua che si usa per lavarsi. Io la uso anche per lavare i piatti. L'acqua è pulita perché si prende proprio direttamente dalla potabile. E quindi, se capita, quando siamo in campeggio, di solito andiamo nei servizi a farci la doccia. Però se capita dei posti che non ci sono docce, ci si può fare comodamente la doccia nel camper. Sopra ci sono tre stipetti, molto comodi. Io qua ci tengo le mie tovaglie. Adesso è un po' incasinato, lo devo sistemare, e gli asciugapiatti per asciugare appunto i piatti. Qua ho messo già delle cosine che ho comprato della spesa. Qua è ancora vuoto, che dovrò poi mettergli le cosine. Questa invece è la zona dove c'è il gas, la zona gas, ci sono due fuochi, però noi sinceramente cuciniamo molto poco sul camper perché quando arriviamo ci attrezziamo
con il gas da campeggio fuori, facciamo tutto all'esterno. Il lavandino, vedete? Qua io questo l'ho messo io, per me è comodissimo, il porta Scottex, il porta pellicola, il porta stagnola, mi è molto molto comodo. Questa qui è una cosina dove ci mettiamo gli stuzzicadenti, graziosissimo. Poi qui ci ho messo le cosine da appendere le presine, vedete? E la cosa dell'ammazzamosche che quando si è in campeggio d'estate ci sono sempre. Poi ci sono anche le varie lucine, vedete qua nella plafoniera. Adesso abbiamo tolto le plafoniere perché le ho lavate e dobbiamo mettere le retine. Anche sotto qua c'è una luce. Qua è molto carino perché poi si apre. Adesso vedete che sta piovendo. Adesso io sono nel cortile di casa mia e rimane una bella finestra ariosa a dispetto qua del tavolo. Che se si mangia all'interno, come oggi che dovesse piovere, si mangia all'interno, c'è luce in abbondanza. Poi sotto c'è il frigo, che io ho già messo delle cosine, ho già messo l'acqua, e devo ancora sistemare altre cose. E qui c'è la celletta freezer, vedete? Che poi porterò giù la mia carne e la sistemerò. Qua invece a fianco c'è praticamente dove io metto le pentole. Adesso sotto è vuoto, devo portare giù delle pentole anche che mi serviranno per questo weekend. Molto comodo, vedete il ripianino. E sopra c'è il cassettino con tutte le posate, le cose che occorrono per cucinare. Sono rimaste delle retine dell'anno scorso del vino. Vedete, questo molto comodo. Poi, questa qui invece, questo corridoietto che vedete, è la zona dove ci sono i letti a castello. Adesso qui abbiamo gli ombrelli che ci dobbiamo portare, queste seggioline le dobbiamo togliere, e lì ci sono i cuscini che servono quando andiamo a fare il letto matrimoniale. Ok. E queste invece sono le tende che le ho fatte io per chiuderci con la verandina esterna. Qui c'è una finestrella che adesso non arrivo ad aprire. Sotto c'è l'altro letto a castello con l'altra finestrella. Ecco, vedete, qua ci sono i pannelli delle botoline che ho lavato e poi dobbiamo montare. Questo invece è il cartone dove abbiamo il tavolo da campeggio dentro, che poi verrà messo nel gavone esterno. In questo sacco invece ci sono i vari teli da mettere poi per terra quando arriviamo al campeggio, che apriamo la verandina, si mettono questi teli per terra per mettere poi il tavolo e tutte le varie cose. Anche queste cose qui sono cose che mio marito ha appoggiato qua sopra, ma vanno tutte poi nel gavone all'esterno, che è come una specie di garage. Poi, ciao. Allora, vi faccio vedere questa parte qua che è praticamente un armadio molto molto capiente. Adesso qua vedete che ci sono questi qua. Quando io arrivo vado a coprire i divanetti per poi quando poi ci sediamo sopra per non rovinarli, io ho fatto tutte le sue coperture. Poi ci sono piumini e copri materasso che io tengo sempre, una volta che arrivo le lavo e poi le tengo sempre all'interno del camper. Qui c'è un cuscino e insomma tutte cosine che servono per ogni viaggio. Questo è un armadio con lo specchio e questo qui è un altro armadio in questa zona qui dove c'è la scaletta che va su nel letto della verandina. C'è un altro armadietto, vedete qua. Ci sono praticamente gli oscuranti che quando si arriva e si posiziona il camper vanno messi nei vetri davanti e fa sì che rimane molto più intimo il camper e protegge anche dal sole. Ok, vi faccio adesso vedere il bagnetto. Quindi questa zona qua che vedete con i due letti a castello è un angolino molto comodo,
perché c'è la tenda che se si è per esempio in quattro come di solito siamo noi, si va a tirare e anche se qualcuno è di qua non si vede che uno si sta cambiando. Questo fattore qua di questo camper è la cosa che mi piace moltissimo perché sembra uno spogliatoio, quindi io lo trovo molto utile e molto comodo. Poi c'è il bagnetto, che anche questo è abbastanza spazioso perché c'è la doccia, vedete che è molto grande con il suo ripiano da mettere, insomma, i prodotti che si usano per farsi la doccia. Lì ci sono i miei secchiellini che io uso. Vedete, questa è la doccina e invece questa zona qua è la zona dove c'è il WC biologico che si può girare come uno vuole la finestrella. Qui c'è uno scompartimento dove vanno messe le cosine. Io adesso qui ci ho messo la carta igienica. Qua un altro scompartimento da appoggiare le cosine da bagno, il lavandino e sotto un altro scomparto dove io metto i miei prodottini. Vedete? Che adesso li lascerò qui perché me li porterò via. Ho la fissa che anche quando sono in ferie devo, se sporco, devo pulire. E questo è il mio bagnetto, appunto, vedete. Qua c'è l'appendiabiti, scusate, l'appendiaccappatoi e il poggia asciugamano. Questo è il mio camperino. Io mi ci trovo bene. Qui ci sono anche altre due cose da poter appoggiare, le giacche, le cosine varie. Invece sopra è il posto della televisione che noi immancabilmente ci portiamo, l'appoggiamo qua sopra e niente, questo è quanto. Ora io direi di andare a vedere sopra cosa portarci dietro per questo viaggio. Non voglio portarmi troppe cose, però vado a vedere e devo anche portarmi giù la spesa che ho fatto e le varie pentoline che mi servono. Ok, a dopo. Eccoci qua, raga. Ho preparato tutte le cosine da portarmi via. Purtroppo, visto la stagione ballerina, ho dovuto fare un po' di cose pesanti e un po' di cose leggere perché se ci sono 2 giorni di pioggia sicuramente farà freddo e se c'è vento ancora peggio e se sboccia il sole tra sabato e domenica farà un caldo bestiale, si sa ormai è così. Quindi mi sono preparata delle cosine leggere che potrò anche sfruttare mettendo sotto una lupettino nera, tipo queste qui che io mi sono già preparata, da poter avere di essere coperti, ma non troppo, neanche troppo pesanti. Mi porterò dietro una felpina di sicuro di cotone, me ne porto dietro una anche in pile perché sul camper alla sera magari fa anche freschino. Qui mi sono preparata due paia di jeans, uno bello per uscire, nero, due paia di jeans, tra i quali uno me lo metterò domani mattina per partire. Poi mi sono preparata qualche casacchina un po' più carina per magari se andiamo a mangiare fuori una sera o mangiare una pizza, adesso vediamo. Poi vabbè, mutandine, calzine. Le cose intime, una borsa un po' più carina per uscire e poi le mie scarpe che mi porterò solo gli stivaletti che avete già visto che ho comprato sabato e le scarpe da ginnastica. Per quanto riguarda i giubbini, visto il freddo, ho pensato di portarmi dietro questo qui che è un mezzo peso perché io ho sempre paura di avere freddo. Poi mi porterò dietro questo giubbettino in ecopelle nero. Non so se porterò questo bianco, devo ancora vedere. Decidere. Invece per mio marito gli ho preso lo smanicatino, questo qui un pochino più pesantino,
una giacchina, queste qui un po' più felpate dentro, ancora invernale, perché se fa freddo, almeno che ha un qualcosa di più pesante. Poi gli ho preparato due paio di jeans, una maglietta mezza manica e due a manica lunga, due felpine di cotone e una un po' più pesante, perché appunto non si sa più chi stai giù, e poi vabbè l'intimo anche per lui. E basta, queste sono le cosine che appunto mi porterò per questi 3-4 giorni, perché comunque a me non piace tenere le cose per 2 giorni sempre le stesse, anche perché poi magari capita che ti macchi, almeno c'hai qualcosa di cambio. Non mi piace proprio avere il giusto giusto dietro, mi piace avere sempre un qualcosina in più. E questo è per quanto riguarda appunto l'abbigliamento. E quindi, raga, ho preso le mie pentole che mi serviranno appunto per cucinare qualcosina nel camper. Ho via le due padelle, la bistecchiera e le due pentole da fare praticamente la pasta. E invece qua ho la borsa con tutta la carne, i formaggi, l'affettato e tutto quello che serve per il cibo. Adesso le vado a posizionare nel camper e lo facciamo insieme. Allora, raga, ho portato giù le pentole, le ho già sistemate e adesso vado a mettere le cosine nel freezer, la carne e tutte le varie celle. Quindi posizioniamo tutto. Basta, mettiamo qua. Ok, ci siamo. Le cipolle. Adesso non mi rimane che andare a prendere i vestiti, li metto a posto ed è tutto fatto. Eccoci qua. Allora, rimane da mettere via i vestiti e poi siamo a posto.
siamo a posto. Finito. Adesso devo solo preparare domani mattina, ricordarmi la caffettiera, il caffè, il sale, lo zucchero. Poi cos'altro? Ah, e le mie cose, diciamo, del beauty, dei trucchi, il doccia schiuma, queste cose qua, che farò la mia valigettina a parte e magari la porterò giù stasera, già bella che pronta. Con questa preparazione del camper io ho concluso. Spero che vi sia piaciuto vedere un po' i camperisti come si attrezzano a partire. E niente, vi aspetto per i prossimi video dove vi farò vedere il nostro itinerario. La nostra meta sarà al Lago d'Orta, non è molto lontano da qua, però abbiamo appunto scelto una meta vicina per non fare troppi chilometri e stare bene qualche giorno rilassandoci. Con questo vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, un pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi. Ciao, un bacione!